non è grandine, ma pallini airsoft. Capito? Quando svuotiamo il caricatore, cerchiamo di non lasciarli tutti in giro questi pallini. E che caspita! Adesso cosa faccio? Devo trovare un posto, li mettiamo qua dentro. That's it. Bella giornata oggi, agghiacciato un po', però bella giornata. Andiamo a mettere benzina. Il gas si è mantenuto stabile con il prezzo. Il diesel si è aumentato, però it's ok. Andiamo a mettere un po' di benzina. E siamo a posto. Questo albero lo voglio sostituire con una bandierina. Vedremo. Giornata oggi ha nevicato ancora in questi ultimi 2 giorni, però la temperatura adesso si è appena abbassata, cioè si è appena alzata, e quindi siamo a cavallo. Vedo che qua la curva dell'allegria è messa al meglio. Niente, andiamo a prendere 2 cose e that's it.
2,89, hai capito? Eh beh, va bene. 2,89 quant'è? 88 centesimi. Va bene, dai. Ci siamo. Questa zona qua è incredibilmente cresciuto, questo, come si chiama? Questo distributore di benzina. Un'oasi è proprio diventata, capito? È proprio diventata un'oasi. Chissà che prima qua il gas, cioè tutto il combustibile era molto caro, poi piano piano hanno trasformato tutto quanto e adesso, eccetera. Già finito? Eh sì, non mancava tanto. Va bene, dai, 60, 20, 21 litri, mettiamo ancora un po' e vediamo, it's ok. Mettiamo anche la benzina, è 5,85. €4,16, €1,20, €1,30. La metto solo da un lato, aspetto che passi anche un po' dall'altra e dopodiché aggiungo. Ups! Aspetto ancora un attimino, ma è meglio di no perché sono già 127 slot. Ecco, mettiamo ancora un pochino, vedi? Se aspetti un po', la benzina passa anche nell'altra tanica. Quando tu la metti, aspetti un pochettino e si passa anche nell'altra tanica. Bisogna solo aspettare un attimo. Non è che la riempie, però it's ok. Capito? Ok, dai, non ce la fa più. Ce la possiamo fare? Ok. I tappi con la chiave, perché ne ho già dimenticati un paio e quindi evito anche non solo di perderli, ma che magari si succhiano la benzina. Adesso andiamo a prendere le pastiglie per il mal di gola. È giornata difficile. Per chi fa le attraversate in solitaria, le attraversate oceaniche in solitaria, devi sempre stare, stai sempre in silenzio. La musica è un optional. Devi sempre fare attenzione non tanto alla strada, sì alla strada, ma quanto ai rumori della barca, ai rumori della macchina. Ecco, succede la stessa cosa quando sei in solitaria.
quando fai i tuoi viaggi con la Watts devi sempre prestare un orecchio, capito? Devi sempre tenere un occhio teso verso la strada, uno per andare a prendere il chicken, shit, e un altro per il motore, insomma un orecchio per il motore, hai capito? Perché you never can tell. E allora questo è quanto. Adesso parcheggio e sono qui al mio negozio di fiducia, il Bidron. È fantastico, I love it. Today shooting. Che dire, ho tolto le decorazioni di Natale, ho smontato l'albero, oggi bella giornata, abbiamo un gruppo di ragazzi della scherma che partono. Cato, ha piovuto, ho dimenticato le chiavi della Watts, ma come che è? Vado a prenderle, faccio vedere i nuovi cambiamenti. Perché? Perché lo scotch non ha tenuto. Cioè, no? Tiene, 50 kg. Ma vai, va. Ho messo le tende. Visto di qua, di là, tutte le tendine. E questa qui è sempre la zona. Guarda che bella. Ma non ti viene voglia di andare subito lì a spluff? No? Cazzo, la mia tendina. Adesso la devo rimettere. Che pazienza ci vuole. Vabbè, e cos'altro? Nient'altro. Questo lo devo togliere, ancora inutile che ci ripetiamo sempre nelle stesse cose. Guarda questo che bello, hai capito? Tiri giù fino qua e vuoi lo blocchi, eh? È simpatico, eh? E questo dove va? Ma per la miseria. Pallini di 4,5 mm, caricatore gas che adesso è anche un po' scarico, però vediamo, facciamo due shooting fino lì al... Devo cambiare il target perché quello l'ho già segnato. Guarda, il resto dei pallini, come si sono piantati nella pianta. Piantati nella pianta, pensa, piantati, si sono piantati nella pianta. Guarda, però il metallo non lo buca. Una CZ75D, it's ok, no? Per giocare, ok. Allora vediamo, da qui non so se si vedono, là no, ci sono i due cubetti di legno sopra alla tavola. Anzi, facciamo così, lascio questa di qua, così vediamo se si vede. No? Tac. E poi io mi sposto a quanto? 10 metri, il dovero prima. Ok, vado.
praticamente ho finito i colpi. Dopo vediamo al rallentatore com'è. Ok, adesso da qui spariamo lì al, come si chiama, al target. Ok, spariamo da qua direttamente. Il gas sta andando. Io ho finito i colpi, ma non l'ho preso perché ho tenuto la telecamera in mano e quindi non ho, infatti ho preso un colpo miserabile, gli altri sono tutti andati a... Adesso vediamo, mettendo questa qua così, no? Vediamo di qua, qua così, se si riesce a vedere la telecamera qua, magari un pochettino più in qua, vediamo se si riesce a vedere, forse qua così. Ok, dai, vediamo. Forse ne ho preso uno che è andato proprio una miseria. Ma ho anche il gas che è un po' scarico, infatti arrivano un po' cadenti i colpi. Che carriera!